Benvenuti ad una nuova puntata di GC in Italia. Oggi parleremo di SFR, forse l'allenamento più chiacchierato in ambiente ciclistico. Vi spiegheremo cosa sono, come sono nate e soprattutto come si fanno al meglio. SFR sono un metodo per allenare la forza in bicicletta inventato da Aldo Sassi nel 1983 durante la preparazione del record dell'oro di Francesco Moser. Perché sono state inventate? Serviva un sistema per allenare i muscoli in semi-ipossia, quindi con poco ossigeno, ad alta tensione, come quando si fa uno sforzo massimale. Allo stesso tempo però si voleva diminuire l'impatto a livello metabolico, quindi ci voleva un esercizio che facesse lavorare i muscoli ma che non facesse alzare la frequenza cardiaca oltre il ritmo medio, in modo che il giorno successivo si potesse continuare con allenamenti ad alta intensità. Le SFR vanno fatte da sedute ad intensità costante, su una salita costante che non abbia una pendenza troppo eccessiva, 6-8% sarebbe l'ideale. Le braccia vanno appoggiate semplicemente sul manubrio, non bisogna tirare, non bisogna salire così, si possono mettere sulle manopole, nella parte orizzontale, anche in presa bassa, ma bisogna soltanto appoggiarle e concentrare la spinta tutta sulle gambe. Non c'è un rapporto predefinito da utilizzare, si sente spesso dire che le SFR vanno fatte sempre con la corona grande davanti, non è vero. Se la pendenza della salita è importante, se è poco allenati o pesanti, come nel mio caso, si può tranquillamente pedalare a 40 rpm, come sto andando io adesso, con la corona piccola. La cadenza appunto deve sempre rimanere in questo range, attorno ai 40 rpm, minimo 35, massimo 50. Proprio per come è stato pensato questo esercizio, la frequenza cardiaca non salirà molto. Quando non esistevano ancora i misuratori di potenza, si consigliava giustamente di fare l'SFR a ritmo medio. Però a 40 rpm, il ritmo medio a livello cardiaco, corrisponde alla FTP o potenza ancora superiore se guardiamo i watt. Questo è un classico esempio di esercizio in cui la potenza non combacia con la frequenza cardiaca a parità di esercizio. Questo perché è un esercizio molto intenso a livello di forza, ma che attiva poco il metabolismo a livello aerobico. Quindi se avete un misuratore di potenza tenete l'intensità a livello FTP o leggermente superiore. Se invece avete la fascia cardio cercate di concludere la ripetuta al ritmo medio. Perché dico concludere? Perché il cuore ha una certa latenza nel salire, quindi se pretendiamo che i battiti salgano subito nei primi secondi si terrà un'intensità superiore a quella richiesta. Quindi cerchiamo di impostare la ripetuta a velocità costante e di finirla con il cuore che si attesti più o meno al ritmo medio. Quanto deve durare un SFR? Anche qui non c'è una risposta unica. Diciamo che se vogliamo allenare di più la forza, la durata dovrà essere attorno al minuto. Se invece vogliamo allenare di più la resistenza, la durata sarà superiore, anche 3-4 minuti. Però a quel punto non sarà più un SFR, sarà una SRF, una salita resistenza alla forza. Quindi se vogliamo fare un SFR, una salita forza resistente, allenare bene la forza, la durata dovrà essere attorno al minuto, non di più. Si può recuperare in due modi differenti, si può continuare a salire alleggerendo il rapporto e salendo molto tranquillamente, non bisogna fare assolutamente fatica, in questo modo si potrà scalare un'intera salita tra una ripetuta e l'altra, in più si potrà rimanere con il proprio gruppo di amici, oppure si può girare la bici e tornare al punto di partenza. In questo caso si avrà la certezza di poter ripetere la ripetuta sullo stesso tratto di salita e inoltre basterà una salita molto corta di 1-2 km. In ogni caso il recupero deve durare circa 2 minuti al di là della lunghezza della ripetuta. Se invece vogliamo fare più serie il recupero dovrà essere completo, quindi tra una serie e l'altra almeno 15 minuti. Ricordatevi che le SFR non sono l'unico sistema per allenare la forza in bicicletta, ce ne sono molti altri altrettanto efficaci. Qui ad esempio potete vederne 5 di cui abbiamo già parlato. Se invece vi piace allenare la forza indoor, in palestra, qui potete vedere un altro video specifico. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale.